Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qui sulla Stone Valley. Oggi vi parlo immerso in questo bellissimo oro giallo, questo fantastico grano accarezzato dalla leggiadria del vento. Mamma mia, quanto sono romantico, non me lo merito un bel like, ragazzi, così tata, a freddo, solo per il momento di romanticismo. È arrivato il momento appunto di trebbiare il nostro grano e di andare ad attivare il nostro bellissimo mulino che abbiamo sistemato ieri. Poi nel periodo non collegato ho fatto delle cose. Innanzitutto ho seminato il mais, ho affittato il campo qua vicino, questo qua è il numero 11, e ho seminato il mais che, come vedete, è già tutto fertilizzato, bello bellino, e sta crescendo. Poi mi avete fatto notare che avevo sbagliato ad affittare il campo ieri, con queste numerazioni non ci si capisce niente, e ho affittato il campo giusto, quello delle produzioni, perché ci avevo visto bene. Se voi andate a mettere un posizionabile su un campo che non è nostro, la CPU, la deficienza artificiale, non capisce che tu sopra ci hai messo un posizionabile e ti cambia la texture. Era giusta la mia teoria di ieri, c'ero arrivato dopo un po', ma c'ero comunque arrivato, e quindi ho comprato anche il campo giusto. Ora cerchiamo di andare ad attivare questo benedetto mulino, perché insomma l'investimento l'abbiamo fatto, i soldini li abbiamo spesi, e quindi mi sembra anche giusto iniziare un pochettino a fare quello che dobbiamo fare, insomma, a sguadagnare. Dice che vuol dire sguadagnare? A guadagnare un pochino qualche euretto, per poi cominciare anche a fare nuovi mezzi, perché insomma è ora anche di cambiare i vari mezzi che possediamo in farm. Ma innanzitutto attacchiamo il nostro bellissimo cassone al nostro fantastico ho messo sotto la valigetta, povera valigetta, al nostro fantastico camion, e poi ci andiamo ad affittare una super mega bella trebbia. Anzi, io direi due, ragazzi, non badiamo alle spese, perché qua bisogna trebbiare in grande stile. Io andrei con una bella case, ragazzi, una doppia axial flow. Allora fatemela spostare, perché sennò le lame c'ho paura di vedere dove me le spawna. Una doppia axial flow, amici miei, perché serve veramente mano d'opera, perché se no io qua sto qui 7 anni a trebbiare. Quindi siamo nella mappa americana, in serie americana, e dobbiamo fare le cose all'americana, cioè fatte proprio alla smargiasso, insomma. Allora andiamo ad affittare, ecco, queste mi piacciono, ste lame qui, perché poi c'hanno anche il carrellino incorporato. Mi piacciono. Ora la prima me l'attacco qua, perché non c'è problema, il campo è vicino. Morca miseria, mo c'è sto capanno del ca. Voi direte: Robby, ma spostatela. No, ma spostatela, vai più là. No, so pigro, non me la sposto, so pigro. E poi insomma, chi viene a trovarmi sulla piattaforma viola la conosce bene la mia musichina. Ma quanto è pigro Robby Mello, non si sventisce mai. Non fa un passo in più, non fa un metro in più, risparmia l'energia più che mai. A posto, sono pigro, ragazzi, sono pigro. E modo passo. Allora, passo da qua, piano piano. Ci passerò da qui? No. No, passo da qua, fate finta di non vedere niente, a posto. Avete visto che ci vuole? Senza far troppo sbatti, quel zio, niente sbatti. Allora, cominciamo a mettere l'operaio qua. La paglia non mi serve, raga, non la faccio la paglia, niente paglia. Ve la dico in dialetto, è più bella, o paglia, piuttosto che paglia. Che è paglia? Paglia. Paglia con la J, poi, con la J. Allora, andiamo. Come non accesso a questo terreno? Mo te do una capocciata, te lascio mezzo vivo, mezzo morto. Allora, datemi un attimo, che lui sicuramente farà paglia. No, non la fa, perfetto. Allora, prima trebbia messa
al lavoro. Poi ci compriamo un carro, però, mi sa, per il grano. Così lasciamo il camion a metà fra i due campi e con il raccoglie-grano facciamo qua e là. Credo che me la gestisco così, ragazzi. Credo che metto l'operai e io faccio il carrista. Penso che gestita così riusciamo a sbrigarcela più velocemente. E poi ve lo ricordo, ragazzi, finiremo in live. Quindi se non vi volete perdere nulla, 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 vi aspetto in live tutte le mattine e tutte le sere sulla piattaforma che trovate qua sotto in descrizione, dove se avete Amazon Prime potete addirittura abbonarvi gratis, aiutarmi sostenendomi e avendo anche la possibilità di entrare nella fantastica chat Telegram riservata agli abbonati, che è qualcosa di spettacolare, ragazzi. Se ne vedono di Cotte e di Garant. Ah, non era questo il campo, vero? Questo è il campo che sta trebbiando la prima trebbia ancora, datemi un attimo. Inoltre, per chi vuole, chi ha la possibilità, ragazzi, ci sono i super grazie e gli abbonamenti. Vi assicuro che il canale in questo periodo ne ha bisogno tantissimo, ragazzi, tantissimo. Sapete che io non sono uno che chiede le cose assolutamente, ma chi può e magari ha piacere di aiutare a sostenere il canale, vi assicuro che è un periodo che il canale ha tanto bisogno di voi, se potete, perché è importante. Quindi grazie a tutti quelli che si abbonano e che magari mandano un caffettino al canale. Allora, mettiamoci qua, anche qui. Ecco, qui l'operaio sicuramente lavorerà un pochino peggio, perché il campo, purtroppo il modder ha deciso di farlo a forma di moffetta e quindi probabilmente si fermerà un pochino più spesso, ma va bene, dai, non c'è problema. Intanto, vi ricordo che abbiamo la mod che aumenta la resa dei campi e che quindi campo produce per 10, cioè sono 10 campi in uno, perché la mod che aumenta la resa delle colture, a seconda delle colture, ha un tipo di aumento. Ecco, per quanto riguarda il grano, è impostato su 10, il cotone su 2, ad esempio, il grano su 10. Quindi praticamente ogni campo produce 10 volte tanto, perciò capite che comincia a essere un problemocchio. Comunque a me piace, devo dire, fare il carrista, mi piace anche giustarmela così. Ora, l'altra volta abbiamo preso un carro troppo grosso, ho dovuto rivenderlo perché era troppo pesante. Ci affittiamo questo più piccolino, raga. Ci affittiamo questo perché sti trattori qua, ragazzi, sembrano grossi, potenti, 308.000 cavalli. In realtà sono lentissimi e io tutta sta potenza non l'ho notata, sinceramente. Cioè, tira di più il 180, ma si sa, il 180, insomma, è The King. È quasi ovvio che tiri di più The King. Allora, apriamo il parapipiglio dietro e andiamo subito a scaricare la prima trebbia, perché la vedo già piena. Dov'è? Ammazza, ne ha fatto manco una strisciata, oh! Porca miseria! Ha fatto mezza strisciata, pure il secondo è pieno! Mi faranno impazzire, ragazzi, io lo so che mi faranno impazzire. Poi, guardate, cioè, va a 30 km, cioè, va più veloce il Fiat, quello di default de Farming 19. Porca miseria. Allora, il 1003, che era? Il 1003. Va più veloce il 1003. Allora, sì, lo so, aiutante F, arrivo. Guardate la gente come si ferma a vedere lo scarico. Vedete? Quella è tutta gente che si è fermata a vedere lo scarico. Allora, primo scarico. Facciamo svuotare bene l'operaio, nella speranza che non riparta, perché a volte praticamente te svuotano un attimo e poi ripartono, chissà dove vanno. Ok, ragazzi, stamattina ho fatto un video, andatelo a vederlo se vi interessano le mod uscite ieri, se vi interessa il mio parere, la mia opinione sulle mod uscite ieri, quali secondo me si salvano, perché si salvano, insomma, andate a vederlo, lo trovate tra i video della mattinata. Intanto torniamo da quello là, l'aiutante ha completato il lavoro. Non ci posso credere, cioè lui ha finito, cioè secondo lo script che ha creato Giants, lui ha finito, fine, a posto. Se ne va. Mamma mia. Cioè, qui non è che c'è da migliorare l'operaio. Qui c'è da rifare tutto lo script.
da cima a piedi, da capo a piedi, perché è evidente che qualsiasi sia lo script che fa vedere, tra virgolette, il campo all'operaio è totalmente sbagliato. Va reimpostato, va riscritto tutto da capo. Cioè, non è possibile, una roba del genere non è ammissibile, ragazzi miei. Allora, andiamo a scaricare anche questo qua e poi buttiamo tutto sul camion. Il camion mi sa che va messo al centro dei due campi, mentre che lui scarica, io porto, dov'è? Porto il camion, come si dice, la chiesa al centro del villaggio, io porto il camion al centro dei due campi. Potrei passare e tirare dritto sopra il frumento, ma dopo quelli un po' fanatici dicono non si può vedere. Allora facciamo così, dai. Facciamo così, passiamo da qua. Dopo chi c'ha troppe menate, troppo sbatti, più scialla, zio. Come dite voi giovani? Scialla, zio. Zio, scialla. Scialla, io, bro, frate, zio, show, io. Allora, a posto. A posto, vedete? Lo mettiamo tra un campo e l'altro, in modo che, diciamo, lo lasciamo qua a metà strada, eh? Nel mezzo del cammin di nostra vita. Allora, mi sono mangiato la menta peperita. Oh, quell'altro già è pieno. Mamma mia, raga, mi faranno impazzire ste due trebbie. Io lo so che mi faranno impazzire, raga. Mi faranno impazzire ste due trebbie. Mamma mia, mi faranno impazzire. Allora, scarichiamo. Mi faranno impazzire, amici. Sto impazzendo già. Allora, come si tira giù il piripicchio qua? Come si abbassa il pirulino? Ragazzi, qualcuno di voi sa come abbassa... Eccolo. Allora, abbassiamo il piripicchio, il pirulino. E facciamo il primo scarico. Via. Perché vedete che ha tre compartimenti separati. Iniziamo dal primo. Scarichiamo. Quello là è pieno. Mamma mia. Ragazzi, ci vorrà una vita. Ci vorrà una vita. Beh, queste sono cose da multiplayer, con questi campi grossi così, proprio. È roba da multiplayer, ragazzi. C'è poco da dire, poco da fa. Mamma mia, credo che se vado a scaricare quella adesso e ritorno qua, credo che sia già pieno. Adesso vediamo, così possiamo fare anche il primo scarico al mulino. Credo che siamo già pieni. Mamma mia, mi ci vorrà tutta la mattinata in live. Mi sentite? Sembro I.O. di Winnie the Pooh. Ho una spina nell'ano. Sono bravo a imitarlo, eh. Allora. Allora, andiamo. Mamma mia, che lentezza, raga. Non gliela posso fa', non gliela posso fa'. Cioè, a 30 km orari mi stanno a cascare proprio le pallette. Proprio ruzzolano per terra. Dice, ma perché non dici le mi stanno cascando le braccia? Perché quelle già sono cadute. Capito? Diciamo, è una situazione peggiorativa. Allora. No, me devo fa'. Ci facciamo un JCB di quelli potenti che va a 1000 km orari, perché c'è sta roba qua. Porca miseria, a 30 km orari, tale potenza è veramente un obbrobrio vedere 30 km orari in tale potenza, no? 300 cavalli. Ah, ok. Scarichiamo. Io credo che con questo scarico possiamo già riempire il camion e andare ad attivare il Mulinex, no, quello che fa gli sbattitori, il mulino, insomma, il mulino. Allora, scarichiamo. Tanto lui ovviamente la testata la lascerà, perché l'operaio non riconosce la testata, quindi la faremo dopo noi manualmente, non c'è assolutamente il problema. A posto. Me ne ritorno di là, ma tanto lui con una fila, mamma mia, una fila riempie una tribbia, ma vi rendete conto, questa mod. Via, ritorniamo là. È tutto così, ragazzi. Allora vado su, allora vado giù, allora vado su, allora vado giù.
7 anatre vanno spremute un po', però, Porca miseria, in un anno quasi mi hanno fatto due scatolette di uova. Porca miseria. Anatre, papere, che cazzarola siete? Fate ste uova. Piano, piano. Devo andare piano. Devo andare piano, ragazzi. Qua mi tocca passare sul grano. Attappatevi gli occhi, quelli che non possono vedere. Passare sul grano. Attappatevi, ve lo dico io, Io vi dico sia quando chiuderli che quando riaprirli, Ci siete, ragazzi? 3, 2, 1, chiudeteli. Chiudeteli, per carità, Ve lo dico solo quando lo dico io. Riaprite gli occhi solo quando lo dico io. Mi state capendo? Solo quando lo dico io, grazie. Stavo aprendo il piripino. Solo quando lo dico io, mi raccomando, rimanete con gli occhi chiusi adesso. Non aprite gli occhi per nessun motivo, solo quando lo dico io. Ancora, respirate, concentratevi sul vostro respiro anteriore. Muovete e respirate con la pancia, mi raccomando. Inspirate con il naso ed espirate. Espirate dalla bocca. E allora adesso aprite gli occhi quando ve lo dico io. 3, 2, 1. Aprite gli occhi. Sono uscito dal campo. Sono uscito, dal campo. Da sopra il frumento. Perfetto. Allora, adesso riempiamo l'ultimo compartimento. Che è sta fontanella? Datemi un attimo. Ecco, così. Riempiamo l'ultimo scompartimento. Andiamo di là. Oh, e l'operaio aspetta se c'è il coso pieno. Non è che mi posso un pazzì oggi, Allora, a posto, e andiamo a consegnare il grano, così da iniziare il primo vero. Chiudiamo qua. Il primo vero scarico al mulino. Taglio! Ed eccoci, ragazzi, il primo vero scarico di frumento qua al mulino. Scarichiamo. Vedete che questo camion scarica da sotto. Scarichiamo, ragazzi, scarichiamo. Si comincia la produzione di fantastica farinotta. Ammazza come scarica lento. Poi, aspetta che devo vedere se dentro è vuoto, ok? Secondo scompartimento, non mi ricordo col pad come si ok, allora datemi un attimo, come si lato scarico avanti, ecco qua, centrale, perfetto. Quindi scarichiamo anche dal lato centrale, ok, e poi infine scarichiamo dall'ultimo lato, quello posteriore. Ecco, vedete? Così tutti e tre i serbatoi. Quello posteriore è quello più grande, credo. Così tutti e tre i vani. I vani di scarico sono vuoti. Ora andiamo ad attivare la produzione qua nel centro gestionale. Produzione di frumento di farina. E attenzione, noi mettiamo negozio. Perché adesso non la vogliamo spawnare. La spawneremo poi quando andremo a prenderla per portarla alla fabbrica di pancake, che dobbiamo ancora posizionare. Che probabilmente posizioneremo qua vicino, raga. La posizioneremo proprio qua. Cioè, passata. Tanto ormai il campo l'ho affittato, quindi useremo tutta sta zona come una enorme zona industriale. Ragazzi, io mi fermo qua. Continuo ad impazzirmi un attimino con gli operai. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, ovviamente, di tutta questa bella puntata di trebbiatura raccolta, eccetera, eccetera. Lasciate un bel like. Grazie di essere arrivati fin qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!